di Ciardello Salvatore contro Contino Antonino. E allora vediamo un pochettino qui che cosa abbiamo. Antonino Contino, 20 anni, 11 match, 7 vittorie, 2 sole sconfitte. Ha combattuto, ha fatto un bel po' di incontri, ben 5 incontri nel 2020, quasi tutte vinte ai punti, tanta roba. Mentre dall'altro lato abbiamo Salvatore Licciardello, 21 anni, tutti e due giovanissimi, ricordiamo 69 kg, 12 match, 6 vittorie, 5 sconfitte. Loro sono praticamente al loro primo campionato Elite, perché... Ah, ok, dal numero di match lo capisci. Lo si vede. Tra l'altro c'è da dire che Licciardello, a differenza di Contino, è da un anno circa che non combatte. Quindi staremo a vedere se questa lontananza dal ring gli avrà fatto bene o meno. Allora intanto vediamo salire sul ring, sul suo angolo, Contino. Sembra bello alto Contino, eh? Vediamo. Sì. C'è una certa differenza d'altezza e di allungo, staremo a vedere se riuscirà a sfruttarlo. E siamo partiti per la prima ripresa, ricordiamo 3 round a 3 minuti. Ui, parte rapidissimo Licciardello, che è molto aggressivo. Licciardello. Che prende il centro del ring. Spinge, Contino prova a studiare, ma accorcia subito le distanze. Molto aggressivo Licciardello. E attenzione, partenza subito, si è dato subito fuoco alle polveri, almeno per quanto riguarda Licciardello. Contino cerca nel frattempo di ancora di studiare la situazione, ma Licciardello non mi sembra che voglia studiare un granché. Vuole andare subito al sodo. Eccolo lì che accorcia subito le distanze con colpi molto pesanti. Partenza esplosiva a bomba da parte di Licciardello, che lavora anche lui, sembra già da subito aver trovato le distanze nei confronti di Contino. Adesso bella, mamma mia come liscia quel gancio, che se andava a bersaglio avrebbe fatto davvero male. Bella partenza esplosiva da parte di Licciardello. Ora però Contino fa un bel lavoro con il jab che entra e poi esce. Attenzione, un altro gancio potentissimo sinistro di Licciardello, pesante davvero. Cioè, facciamo questa comunicazione che, essendo passati dalla categoria 64 kg alla categoria 69, sono cambiati i guanti, che diventano di 12 once invece che di 10. Ah, ok, 12 once, quindi più gommosi, diciamo, ecco. No, più semplicemente più grossi. Ecco che ancora bello il colpo al fianco da parte di Licciardello, che dà delle bombe, adesso va al viso, mamma mia, delle bombe pazzesche atomiche da parte di Licciardello. Contino sta subendo i colpi di Licciardello. Bei spostamenti. Eccolo lì che trova subito lo spazio e ne approfitta. Allora, attenzione a questo, diciamo, gancio largo destro da parte di Licciardello, che arriva molto potente. Eccolo là, entra un gancio sinistro pesantissimo che scuota la testa di Contino. Pugni pesanti da parte di Licciardello. Gran bel match per lui, che ricordiamo, caro Ciccio, manca da un anno sul ring, sì. Cosa avevo detto all'inizio? Ho detto, ma staremo a vedere se questa distanza del ring gli avrà fatto bene. Beh, fino adesso si vede, c'è proprio la voglia arretrata. Sì.
mi sa che si è proprio accumulata la voglia tutto questo 2020 e qua sta esplodendo alla grande ai danni poverino di Contino, che il primo round insomma lui sta facendo sicuramente il suo match. Sì, sì. Il problema di Contino, secondo me, questo è il mio parere, non è tanto il fatto che subisca i suoi colpi o le sue azioni d'attacco, bensì che quando poi rientra non è incisivo come lo è Licciardelli. Sì, 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 sì. Ma poi hai visto, accorcia rapidamente, in maniera molto rapida, la distanza Licciardelli, i colpi sono davvero esplosivi. Sì, sì, se fossero quel tantinello in più precisi sarebbe tanta roba, sarebbero problemi grossi. Ma vedi che già qualche colpetto bello pesante è arrivato, eh? Appunto. Se fossero quel tantinello in più preciso. Eccolo là, guarda com'è. Quello devastante. Sì, sì, sì. Ma è bello, molto bello l'attacco. Attenzione al gancio sinistro che prende in pieno viso. Lì Contino, colpi pesanti di Licciardello. Contino sta subendo tanti colpi andati a bersaglio. Ancora prova l'attacco Licciardello. Ancora bello il destro di Licciardello, come dici tu, non proprio preciso, ma attenzione a questo doppio gancio sinistro. Basso alto, dovrebbe forse sbracciare un po' meno Ciccio, che dice ma guarda questo sinistro, mamma mia, ha stonato Contino e viene contato. Che bomba ragazzi. Sì, è un po' il discorso che ti dicevo io, sicuramente è un pugile che ha 12 match, quindi crescerà e se impara diciamo a chiudergli un pochettino di più i colpi allargando meno le braccia diventa un fastidio per tutti. Ma attenzione, l'angolo decide che va bene così, stop. Giusto, pienamente d'accordo. Sì, 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 non era entrato nel match evidentemente. E non avrebbe comunque sia avuto tanta roba. Avuto senso, insomma, continuare. Licciardello non è precisissimo, ma i colpi arrivano belli. Secondo me è anche giusto sottolinearlo, no? Sì. Non è un sottrarsi al combattimento, bensì è un atteggiamento veramente encomiabile e responsabile da parte del tecnico. Assolutamente. Che evita comunque sia danni inutili al suo avversario. Mette davanti a tutto la tutela del suo pugile. Assolutamente. Quindi vanno proprio complimenti a tutti, al pugile, ma anche al tecnico, insomma, che non è facile, sai? Non assolutamente è, sì, assolutamente sì. È facile prendere una decisione del genere. Licciardello, gran ritorno nel 2020, dopo un anno di assenza, con una ottima prestazione. Attendiamo il giudizio ufficiale dei giudici. Vince Licciardello a gol blu per sospensione cautelare. Vince Licciardello per sospensione cautelare. Gran bel match. Licciardello della BT Catania contro Ring. Gaid Issam, angolo blu. Stonefighter TV. Yeah. Stonefighter TV. Stonefighter TV. Yeah. Stonefighter sinistro e for sullo key. Sei sul magico schermo di Stonefighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stonefighter TV.